Figa, l'ambulanza è arrivata per noi. Non voglio cantare vittoria troppo presto, ragazzi, però ci siamo. Non venite. Dai, guardate dove siamo finiti, ragazzi. Voglio organizzare un giorno queste cose qua, ragazzi. Ragazzi, siamo nati per questo, questa è roba nostra, appunto. Saranda come non l'avete mai vista. Le Maldive europee, dal mare limpido e cristallino, con dei prezzi super economici alla portata di tutti. La meta ormai più gettonata da tutti i turisti in cerca di una vacanza low cost. Ma tutto quello che ho appena detto sarà vero? Signori, buongiorno. Con questo abbigliamento che ho praticamente adoperato durante tutto il mio viaggio in Albania, perché massa caldo veramente, compreso qua, perché non ho l'aria condizionata, purtroppo. Però oggi siamo qui per sfatare questo mito, quello di cui vi ho appena parlato. È veramente così? Beh, ragazzi, dovete sapere che tutto quello che vedete sui social, soprattutto dagli influencer, quelli che fanno vedere tutto quanto bello, bla 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 bla, non è sempre così. Anzi, posso dire che la maggior parte delle volte non è così. Quindi mettetevi comodi, immergetevi insieme a me in questo video completamente wild, selvaggio, esotico, marcio. E preparatevi per scoprire veramente che cos'è Xamil. Mettetevi la crema solare e buona visione. Signori, buongiorno, sono le 7:15 di mattina. La città è già abbastanza movimentata, se devo essere sincero. E non me lo aspettavo, però è praticamente movimentata soltanto di albanesi che iniziano ad aprire le attività, iniziano a lavorare, stanno al bar a fumare, a far colazione. Però sul lungomare, a parte qualche motorino che rovina l'atmosfera, cioè a sta ora qua veramente si respira calma, bello, bello. Cioè, ragazzi, alzatevi presto e godetevi le giornate dalla mattina alla sera. Poi di notte fate quel cazzo che volete. Appena preso il pranzo per oggi, ragazzi, dal marzo, sempre tipico. Ora aspettiamo il bus qui a Saranda, direzione Xamil. Sono tantissime spiagge favolose, ragazzi. Xamil è la zona migliore per le spiagge a Saranda. Aspettiamo il bus qui e boh, non so quanto costa. Pieno. One eternity later. Siamo arrivati a Xamil, ragazzi. Mamma mia, bus intasato. Soltanto 1,50 euro. Quindi dai, ci sta. Alla fine sono 10 km a Saranda. Senti che musica qua. C'è abbastanza vita qui, anche se su Maps sembrava completamente tutto distrutto. Oggi, come prima spiaggia, spiaggia di Xamil. Ragazzi, le spiagge sono tutte super 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 attrezzate, ci sono lettini, ombrelloni fino alla riva, però cioè costano abbastanza, io non ho mai preso in vita mia, però sto cazzo che gli do 20 euro di lettino ombrellone che non me ne può fregare di meno. Però i prezzi dei ristoranti sono veramente veramente economici qui. Colazione albanese 6,50 euro, pasta 11 euro con linguine e frutti di mare, pizza 7,50 euro, margherita, questa è cara, eh sì, la pizza qua è abbastanza cara. Sempre molto più economica rispetto alle nostre località turistiche. Di stamattina trovare dove accamparci, ragazzi, gratuitamente, perché 20 euro di lettino ombrellone col cazzo che gli do, poi se lo fai per tutti i giorni della settimana qua ti spennano. Vi dico già, se volete andare nelle spiagge più turistiche, anche quelle con l'acqua che si dice che sia la più bella, sono spiaggia di Xamil e Bora Bora Beach, che sono una di fianco all'altra praticamente. Il problema qua, ragazzi, è che per i poveri e selvaggi come noi qua è difficile, perché è proprio tutto sovrastato dal turismo, da moto, da sdrai, da tutto. Cioè ci sono sdrai fino alla riva, ombrelloni fino alla riva, è pieno di moto d'acqua, motoscafi, nave, giocattoli in mezzo all'acqua che proprio rovinano tutto. È un cazzo selvaggio qua, veramente tutto troppo troppo turistico. È bello che ci sono questi ruderi completamente distrutti, vecchi o in costruzione, ma penso distrutti, su questo mare clamoroso. Voglio cantare vittoria troppo presto, ragazzi, però ci siamo. Venite qua a Paradise Beach, andate qua oltre il parcheggio, spiaggia libera lì. Noi non dobbiamo parcheggiare, quindi oh, si entra con nonchalance. Ci siamo, ragazzi, siamo nella mia spiaggia, la spiaggia dei poveri, dei tirchi, sì! Spiaggia dei poveri, però comunque l'acqua non sembra male, dai. Non sembra male, dai. Ragazzi, è come sottomarina, la spiaggia qua libera fa cagare. Non venite, ragazzi. Non spendete 20 euro. No, non spendeteli, meglio. Non venite qua in Albania. Il fondo è veramente una porcheria, ragazzi. Ci sono tutte quante le alghe, si sente un po' del motore, dell'olio, cosa sto dicendo. Cioè, proprio mi dà la testa questa acqua qua. Benzina, Dio. Sì, fa schifo. Bevi, cioè, la benzina. Fa cagare sta acqua qua, è tutto intasato, ragazzi. È completamente tutto, guardate le mie spalle, intasato da turisti, da balneazioni, se si dice così, ma non si dice così. Mamma mia, ragazzi, viva i posti selvaggi non turistici. Cioè non si vede un cazzo sotto, guarda.
Non venite. Ragazzi, andiamo via da sta spiaggia di merda. Sì, una merda veramente, cioè, ci sono più cicche che sabbia, cioè che sassi per terra, non si capisce niente. L'acqua lo sbocco. L'acqua fa vomitare e vabbè, siamo stati qua tipo 40 minuti giusto per infarinarci di questa esperienza che sembra completamente contro ogni aspettativa. Non sempre quello che vi fanno vedere ragazzi sui social è la realtà. Per questo esiste Dime Fabio, iscrivetevi. Ditemi ragazzi adesso, con la cam, cioè sembra clamorosa questa acqua qua. È ovvio che comunque più bassa è, più azzurra è, però più avanti vai, fa vomitare lì l'acqua. Guarda che sbocco, che schifo. Il bello è che ci sono anche i pesciolini, se li vedete, provo a zoomarvi. Però, cioè, moriranno tra un po', poverini. Il bello è che proprio di fianco alla spiaggia libera che siamo appena stati, c'è una delle spiagge che reputano le migliori nelle recensioni, che si chiama Lori Beach. Però si skippa anche questa, ragazzi. Qua inizia a essere già più selvaggio, ragazzi. Cioè, sentite le cicale. Ci stiamo completamente perdendo. Stiamo per andare dentro quella stradina di sassi là. Boh, non so neanch'io dove. No, però questa è roba nostra. Sì, questa è roba nostra, siamo nati per questo, siamo mai dei professionisti. Questo è perfetto per me. Guardate però che merda i lati qua, ragazzi. È proprio distrutto tutto quanto. Più che distrutto, c'è l'immondizia in giro, c'è... Neanche in Giordania era così, verso il mare. Guardate dove siamo finiti, ragazzi. In mezzo a un rottamaio sicuramente abusivo. In mezzo alla natura, per arrivare... Non so nemmeno io dove. Andiamo all'ultima spiaggia, ragazzi, che dopo che è andato giù per di qua sono finiti tutti quanti gli stabilimenti balneari. Potremmo avere più spazio, più occasione per trovare qualcosa di più losco, più marzo, più adatto a noi. Guardate che bel panorama in mezzo alla natura. Su quell'isola là costa 50 euro in pedalò andare. Mamma mia, che skate. Quanti skate si fanno qua, ragazzi? Però comunque panorama veramente bello. E da qua potete vedere, noi siamo partiti da lì in fondo, che è tutto... Tutto attrezzato, vomitevole. L'acqua è una merda anche qua, quindi non venite. Ragazzi, sento odore di soddisfazione, forse anche merda perché qua potrebbero cagare. C'è un po' di immondizia qua, però potrebbe portarci a qualche parte interessante. Mi sto comunque ambientando, ragazzi, vi faccio un piccolo spoiler per il viaggio che farò settembre-ottobre, ragazzi. Questo penso sia niente in confronto a quello che vedrete sul canale, se tornerò vivo. Cosa ne pensi, Lorenz? Bella merda. Ma posso dire, è troppo chic lollo. Sì, è vero. Ragazzi, siamo nati per questo, questa è roba nostra, punto. Porca troia, un elicottero. Porca puttana, siamo a casa delle bestie qua. Figa l'ambulanza, è arrivata per noi, in anticipo. Porca troia. Porca troia, dove cazzo siamo qua, ragazzi? Però mi ha sollevato la giornata. Mamma mia. Comunque qua è arrivata gente, mamma mia, in civili. Lettini gratis ragazzi, ombrellone, poi c'è anche una palla che la natura ci ha regalato. Questa sarà la nostra spiaggia di oggi, cioè per me va più che bene, anche perché di là, boh, ingestibile. O posso dire, qua respirando la tranquillità è già un po' più l'idea di vacanza. No, no. Io non riuscirò mai a fare una vacanza, solo viaggi da incubo. No. No! Dai! Vabbè, la vai a prendere, questa la portiamo a casa, anche perché dobbiamo giocare col c***o con quella palla. Questo è perfetto per me! È abbastanza infattibile fare il bagno qua, ragazzi. Non ci siamo. Diciamo primo giorno in Albania, un po' male. Un'infarinatura, un po' la testare, il male abbastanza, sì. Ah! Ragazzi, c'è il nostro maestro in acqua là, adesso andiamo a raggiungerlo. Oh, si sta bene, qua, sta da Dio qua. Sta da Dio qua. Oh, abbiamo svoltato la giornata venendo qua. Questa roba. Venite in Albania. Ragazzi, clamo Albania in cuore. Comunque questo posto qua è l'inaugurazione, è una hit. Guardate che bello sotto. Ragazzi, sono un professionista. Dai, Saranda come non l'avete mai vista. Eccolo qua ragazzi, panino da 2 euro qua in tutta tranquillità. Che ce frega dei ristoranti, qui c'è Dime Fabio. Buono anche.
economico. Insalata pomodoro, formaggio sciolto con 40 gradi, prosciutto, buono sicuramente. Com'è? Gran sorpresa. No, bello, bello ragazzi. Prosciutto, guarda. Cioè, quello lì è il nostro spiaggio privato. Finita, cazzo ridi! Oh, oh, guarda che roba, guarda! Ragazzi, abbandoniamo la nave qua e i nostri sdrai abusivi che ci hanno accompagnato durante il giorno oggi perché fa massa caldo. Sono docce di qualità con me e Fabio, sono seduto sul cesso adesso, tipico albanese. One hour later. Ristorante tipico stasera, ragazzi, con i piccioni qua che vogliono solo rompere. Guarda che paura, guarda che hanno, solo rompere i coglioni. Ascolta, ma com'è che è sta birra? Dì ai miei follower com'è, allora, sta birra qua, birra tipica albanese, esatto, corca. Shiptare. Com'è? Buonissima. Leggera, buona, fresca. Sta di birra. Sta di birra. Questo è buonissimo, ragazzi. Cos'è questa? Pita tipica. Pita albanese, infatti è più movimentata. Adesso sto aspettando la mia pita, ragazzi. Guardate qua, questo tipico birra, albanese. E boh, enjoy. Questo comunque è il nostro ristorante, vedete ragazzi, a noi ci piacciono queste cose qua in mezzo a strada, tipiche, beh, marse. Sempre marzo, marzo è il migliore. Ecco ragazzi, per la modica cifra di 3,50€ questa bella pita tipica albanese. Buona sta carne comunque, ci sta. Ci ha portato l'anguria, ragazzi, nonostante non l'avessimo ordinata. Chissà se la farà pagare, boh, però vabbè, sti cazzi, gentilissimi albanesi qua. Days later. Signori, buongiorno da un nuovo giorno a Saranda. Oggi, ma io che cazzo ne so, scusa, ieri sera ho fatto tardi, ho anche mal di gola, quel cazzo di condizionatore in camera mia. Non so cosa faremo oggi, cioè improvvisazione più totale. Oggi si è andata bene. Ma ditemi se sono le condizioni di pagare i biglietti, strada qua, veramente. La coppa roe, si muore caldo qua dentro. Ragazzi, dove cazzo siamo? Ragazzi, queste che sono condizioni al limite, senti che roba, al limite dell'indecenza. Mi sta per venire da sboccare, io che sono un maestro, insomma, di queste avventure marce. Senti che casino che c'è. Ragazzi, il controllore ha appena fumato Pullman. Tanta roba. Mamma mia, deleteria come cosa. Meno male, sto scendendo un po' di gente. Non ho mai sboccato in vita mia per i bus, spero di non farlo stavolta, perché siamo assoluti al contrario. E poi qui dal contraccolpo, queste cose qua, e sto di merda, mal di testa da stamattina per il caldo. Porca puttana. Un bel marcio, come piace a noi. Mamma mia, questo sarà tutto nel video, ragazzi. Che marcio che è sto posto, però quanto mi piace, cazzo. Mamma mia, ragazzi, siamo, dov'è che siamo? A Track. Ragazzi, siamo arrivati a Track adesso. Siamo in un posto che non esiste, siamo non in mezzo. Possiamo fare il bagno. Siamo in mezzo al nulla. Diciamo che noi volevamo andare a Butrini, ovvero dove c'è la stazione, dove c'è l'ultima fermata del bus della tratta Saranda Butrini, e abbiamo visto che comunque là c'è una bella zona con natura eccetera, volevamo andare là, ma l'autista mi fa no, non potete andare perché c'è un parco biologico, zoologico, non lo so, patrimonio dell'UNESCO, e non si può fare il bagno lì, e l'ultima spiaggia lì è a 2 ore a piedi. Quindi siamo tornati a Xamile, ragazzi, ma siamo completamente dispersi in mezzo a non so cosa, veramente non so dove stiamo andando. Tipico local, ragazzi, che tipica Albania, guardate dove siamo in mezzo qua. Ma che caldo fa, altro che vacanza questa, cioè, ma io l'ho detto proprio che le mie non sono vacanze, ragazzi, se mai un giorno verrete con me quando organizzerò qualcosa per voi iscritti. Wow! Ragazzi, non provateci neanche a pensare di andare via con questo qua. Ragazzi, sono allenato per venire via con lui, voi non fatelo che è pericoloso. Voglio organizzare un giorno queste cose qua, ragazzi, quindi iscrivetevi, stay tuned e supportatemi. Perché andare in vacanza facendo cose turistiche è da tutti, ma fare avventure al limite della sopravvivenza è solo per esperti, ragazzi. Poi ragazzi, se volete risparmiare, guardate qua lungo il percorso wild che facciamo noi, more, lamponi, si mangia gratis oggi. Ma guarda queste che belle. Sì, è vero, sono strabelle. Che belle. Mangiane una. Strabelle. Gratis.
Non ci credo, siamo tornati dove era l'altro giorno, ragazzi. Casa nostra ormai questa. Siamo in mezzo alla natura, ragazzi, dove qua c'era Giorgio l'altro giorno che ha fatto la grigliata di gamberi. Oggi, sì, buonissimo, non l'abbiamo neanche assaggiata, ma era strabuona. Oggi ci riposiamo un po', facciamo riposare la pelle con questo panorama. Cioè, ragazzi, gratis, guardate dove siamo, gratis. Cioè, guarda che roba, che relax con i nostri piedini. Con gli alberelli qua ci fanno ombra, ombra naturale, ragazzi. Non abbiamo bisogno di ombrelloni fatti dall'umano. Preferisci la natura o la... La natura, ragazzi, come sempre. Lollo, cosa preferisci te, la natura o la... Natura, sempre. Ragazzi, questa che dà la natura. Alberi, la terra rossa, i pini, il verde, il mare, le rocce. La f***a non ce ne fottu un cazzo. Oggi si mangia sotto il baracchino qua, dove il cameriere, che vabbè non c'è, ragazzi, ci ha appena portato questa piadina tipo da 20 euro, e io so tipo qua altre due robe da tipo 15 euro ciascuno. Adesso le vedrete. Cioè, guarda che location, che chic. Meno male l'abbiamo pagato solo 50 euro questa spiaggia, perché ce n'era un'altra gratis un po' più là, però abbiamo preferito stare qua. Gratis. Oh, quanto è clean sto abbigliamento da arabo che ho. Un euro di questo burek di pasta filo con formaggio, e poi c'è un altro uguale ma con prosciutto. 2 euro di pranzo, ci sta da Dio. Una delle giornate più rilassanti che abbia mai fatto oggi, veramente. Fatto nulla e nulla. Mi sono albanizzato, ragazzi, proprio classica sedia, il tavolino a bordo strada, si aspetta il bus. Classico scorcio pieno di cavi. Se vi capiterà mai di essere qua, godetevi questi momenti, perché sono solo esclusivamente tipici. Vero? Quando sali in bus vicino alla stazione è un attimo passare dal bus così ai bus così. Che schifo, ragazzi, il controllore mi è salito in braccio qua, ma è una merda qua la situazione, perché la differenza stamattina qua sono tutti strassudati, appiccicosi, ti vengono addosso. C'è una puzza, c'è un casino qua. Che colera, figa, che colera. Cosa ne pensi? Perfetto, come piace a noi. Ciao. Chi è che non vedi l'ora di portare qua? Sto cazzo. Ragazzi, sono uno schifo qua i bus, però boh, preneteli, perché è un'esperienza local proprio insana, cioè ci sta. Ragazzi, pullman così è la roba più tipica di tutte, perché è pieno di gente e vedete dentro cose assurde, proprio fuori dalla... qua. The following day. Signori, buongiorno, da Saranda stiamo lasciando la city per andare nella city del video di settimana prossima. Allora, facciamo una conclusione, un pensiero sull'esperienza in questa città così tanto in hype, così tanto sognata, le Maldive dell'Europa. Vero o falso? Beh, per me è comunque estremamente falso. Ho trovato il mare del Montenegro molto meglio del mare dell'Albania, però qua, se fate il viaggetto con la barca, potete andare a vedere comunque dei posti con il mare spettacolare, ragazzi. Però sì, cioè, Maldive d'Europa è un po' troppo, un po' too much. Le spiagge di Xamil sono completamente sopravvalutate, completamente tutto intasato. L'acqua, essendoci troppa gente, essendoci troppe barche, eccetera, si sente l'olio, si sente comunque che non è clean come andare nelle spiagge selvagge, che vi consiglio di cercarle, vi consiglio di andare, perché io le reputo migliori, anche se comunque di scorci liberi ce ne sono veramente pochissimi. Lungomare di Saranda, carino, ma boh, non c'è niente da fare alla sera, nel senso che ti fai la passeggiata, ci sono soltanto gelaterie e ristoranti, poche attrazioni, quindi magari se aderite a qualche festa a pagamento, che non so come siano, anche se non ho sentito parlare benissimo, Xamil, pool party, fest in barca, eccetera, potete fare qualcosa, altrimenti ve la chillate. E quindi settimana prossima, come sempre, martedì alle 19, like, iscrizione se non l'avete ancora fatto, e come sempre un saluto, baci, abbracci, baffioi e spuacci, au, coi squassi in mano.